Ciao a tutti, vi ricordate quando un anno e mezzo fa ci dicevano che l'igiene era molto importante per la nostra salute e di curarla praticamente sempre? Bene, scusate, e vi ricordate quando in certe dirette facevano dei tutorial su come lavarsi le mani? Bene, adesso con l'emergenza elettrica che c'è adesso, è cambiato praticamente tutto. Dicono di lavarsi il minimo indispensabile e di consumare meno acqua della doccia possibile, acqua calda, e addirittura di farsi la doccia in due. Avete capito bene? Due. Inoltre, ogni emergenza ha il suo esperto. Per esempio, il primo esperto è quello che praticamente ha detto, dice, di fare le lavatrici a carico pieno. Ma io non sapevo che ogni famiglia ha una mamma, una nonna esperta, che è un esperto, perché praticamente tutti facevano le lavatrici a carico pieno. Inoltre ci dicono sempre di usare gli elettrodomestici il minimo indispensabile. Ma se ci dicevano di usare il minimo indispensabile, perché non ci dicono mai di usare il minimo indispensabile anche la TV? Ah, ora ho capito, perché se no non possiamo ascoltare i consigli degli esperti. E inoltre, non si potranno ottenere più di due elettrodomestici accesi contemporaneamente. Perché? Perché sappiate che la potenza del vostro contatore dell'energia verrà abbassata del 10%. Quindi, come già detto in precedenza, non si potranno ottenere più di due elettrodomestici accesi contemporaneamente. Poi io mi chiedo, perché continuano a mandare le pubblicità delle macchine elettriche quando chi ha una macchina elettrica diciamo che adesso si trova abbastanza in difficoltà? Poi un'altra cosa. Poi io posso dare un suggerimento. Gli stadi, ok, quelli degli stadi, perché fanno le partite alla sera e hanno un'illuminazione talmente grande per farla sembrare giorno, quando possono tranquillamente fare le partite il pomeriggio, così c'è la luce, visto che ci dicono che tutti dobbiamo impegnarci a consumare meno luce possibile? Adesso però passiamo agli esperti del cibo, della cucina. Sentite un po'. Ci hanno detto di cuocere la pasta senza l'acqua che bolle, cioè in che modo? Prendere l'acqua, ok, metterla sul fuoco, farla bollire, spegnere, buttarci la pasta e aspettare. Poi una notizia di ieri che ho trovato è quella che ci dicono di per cuocere il petto di pollo, metterlo nella lavastoviglie. Seriamente. Poi adesso gli anziani, ok? Un anno e mezzo fa ci dicevano a noi, bambini e ragazzini, di stare lontano dagli anziani. Invece di stare lontano dagli anziani perché potevamo fargli prendere la malattia. Però perché adesso quelli che resteranno al freddo d'inverno senza cibo perché magari hanno pensioni piccole e non riescono a mantenere tutto, come fanno? Pensano che così stiano bene e non si ammalino? Ma di chi è colpa di tutta questa cosa? Della guerra! Ma perché hanno dato, cioè, c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra, ok? Però se in Italia ripudia la guerra, perché hanno speso 700 milioni di euro qualche tempo fa per la guerra? Quando invece
Nelle Marche, tutta la catastrofe che è successa, gli hanno dato soltanto 5 milioni di euro. Ah, quindi, se io ho capito bene, appunto, come ho detto prima, l'Italia ripudia la guerra. Ma se la ripudia, invece che mandare le armi, non potevano fare un discorso, e praticamente in questo discorso anche lungo, però dire magari trovare una soluzione per fare pace, invece che mandare 700 milioni di euro in armi. Quindi ragazzi, questo, amici, questo, tutto questo, a cosa potrà portare? Porta a un disastro, perché tutto questo appunto porterà a un disastro. Quindi ragazzi, quindi amici, stiamo tutti uniti, ok? Perché l'amore vince su tutto, ok? Su tutto. Proprio come diceva ieri Zainz nel suo video, che l'amore vince su tutto. Ah, è una cosa che aggiungo io, che mi dicono sempre i miei genitori in questi anni. Di restare, cioè di unirsi, perché siamo tutti fratelli, e quindi di formare un uno. Ok? Perché così possiamo magari fare un contributo perché tutta questa cosa brutta possa finire. Ricordatevi sempre che l'amore vince su tutto. Un bacio da Marco. Ciao!